Ed eccoci di nuovo sul percorso delle mura. Il percorso in questione si trova quindi molto in fondo e costeggia alcune abitazioni. Si tratta di una strada piuttosto stretta che è stata ulteriormente scavata, quindi un po' rovinata dalle piogge degli ultimi anni. Io stesso non la ripercorro dal 2020 e sono molto curioso di vedere in che stato di conservazione si trova attualmente. Eccoci qua, siamo giunti al bivio. Noi prenderemo quello qui a sinistra. L'altra volta nel primo video siamo andati invece in questa direzione. Ora giro la telecamera per farvi vedere anche da dove sto arrivando, così magari vi orientate confrontando un video con l'altro. Quindi questa strada parte da Porta Vescovo e giunge qui. Bene, andiamo a esplorare questo nuovo tracciato. La discesa è un po' ripida, spero di riuscire a mantenere la telecamera il più possibile stabile. Qui sulla sinistra e sulla destra due muri antichi. Quello sulla sinistra è ancora ben conservato, quello sulla destra è aggredito dalla vegetazione praticamente. Quindi ci aspettiamo di incontrare a un certo punto delle abitazioni laterali, costeggiando le quali poi si giungerà alle strade asfaltate e attraversate, percorse dalle auto. Se la memoria non mi inganna, lungo questo percorso, e infatti vedo le transenne in fondo, dovrebbe esserci anche una fontana di acqua, però non potabile. Eccola qui, questa sarebbe la fontana, ma ricordo che c'era proprio scritto da qualche parte non potabile, e infatti ecco, c'è scritto qua acqua non potabile. E di qua una piccola nicchia, la cui funzione sinceramente io la ignoro. Lungo il percorso le persone si fermavano, mangiavano e poi riprendevano il loro cammino. Molto caratteristico, ragazzi, veramente merita. Ecco, ora torniamo un attimo alla civiltà con un tratto di strada asfaltata che noi semplicemente attraverseremo. Qui si dipanano tre percorsi diversi. Io seguirò la strada che ho di fronte, che si chiama Via Fontana di Sopra. Thank you.
i San Pietrini che ci sono sul pavimento testimoniano la natura storica di questo posto, dove prima le precipitazioni nevose erano più abbondanti e insomma lastricare in questa maniera permetteva di potersi muovere agevolmente a piedi anche con la strada innevata, perché voi dovete immaginare che poi la neve schiacciata diventa ghiaccio e questo fa scivolare. Avere delle sporgenze con degli anfratti più bassi permetteva alla neve insomma di incastrarsi negli anfratti più bassi e quindi le persone potevano camminare sulle pietre di fiume. Certo, nelle giornate particolarmente nevose questo stratagemma finiva la sua utilità molto presto, però ha aiutato per lungo tempo perché era una prassi consolidata. Ecco che siamo quindi giunti al tratto che costeggia delle abitazioni. La parte più selvatica è stata lasciata alle nostre spalle. Qui è civilizzato a tutti gli effetti. L'unico punto a sfavore è l'ampiezza della strada, che è circa 1,5 metri massimo 2, ma non credo che ci arrivi a 2. E quindi la natura isolata del posto, che però, come vedrete tra poco, non è poi così lontana dal centro storico. Noi ci impegniamo a seguire sempre i San Pietrini perché il nostro obiettivo è scendere giù. Quindi anche a questo bivio nessun timore, perché una strada va evidentemente verso l'alto e l'altra scende verso il basso. Noi seguiamo la strada che scende verso il basso. Vedete queste grandi pietre rettangolari che ci sono per terra? Bene, quelle servono per quando si fanno dei lavori con le tubature. Le tubazioni infatti scorrono proprio sotto e quando è necessario intervenire, piuttosto che smantellare l'intera strada, è sufficiente alzare questi massi. La mia classifica in quanto a sicurezza pone questa strada sicuramente a un buon livello, proprio perché ci sono abitazioni che costeggiano buona parte del percorso. Quella che vedete in fondo è una struttura ricettiva ecclesiastica, se ricordo bene, per fuorisede. I giovani che si spostano per cercare lavoro, per ultimare i loro studi e che possono chiedere se c'è disponibilità. Il nostro percorso è quasi giunto al termine, perché ormai ci troviamo a livello del fiume quasi. Tra l'altro ora lungo il percorso incontreremo delle chiese. Molto caratteristiche. Ve la faccio vedere nel suo insieme. Guardate che meraviglia. Questa si chiama Chiesa di San Giovanni in Valle. Di
XVII secolo. E la nostra strada procede sempre verso il basso. Che bello la musica della campana. A me sa molto del film, ormai un cult, Il nome della rosa, perché tra abitazioni ben conservate, chiese medievali e il suono, insomma, della campana. Io non mi resta che salutarvi e alla prossima.